Ciao, questa è la nostra quarta lezione e in essa parleremo della lettura delle note e incominceremo a suonare i primi esercizi. La lettura delle note sarà eseguita nel nostro metodo con il sistema della notazione letterale. Che cos'è questa notazione letterale? È un sistema piuttosto rudimentale, semplice, ma proprio per questo a volte molto efficace per la sua velocità di apprendimento, che ci permette appunto di suonare dei brani anche senza conoscere la musica. Praticamente invece di utilizzare la notazione musicale classica con il pentagramma, le note, le figure, le chiavi e tutti i segni grafici che riguardano appunto la scrittura musicale, useremo soltanto i nomi delle note scritti a lettere. E secondo il sistema che ho elaborato personalmente, affiancheremo accanto a questi nomi anche alcuni segni convenzionali che ci aiuteranno a capire la loro durata. E quindi è un sistema, dicevamo, piuttosto semplice, che presenta dei pro per la sua semplicità, ma anche dei contro, perché è evidente che un sistema così semplice non ci permette di poter suonare un brano di cui non conosciamo preventivamente la melodia. Diciamo che questo sistema di lettura musicale è una via di mezzo tra il suonare a orecchio, quindi esclusivamente a orecchio senza leggere minimamente nulla, affidandoci solo ed esclusivamente alla nostra memoria, e invece il suonare esclusivamente per lettura, cioè chi sa leggere la musica riesce a leggere un brano e suonarlo anche senza averlo mai sentito prima. Questo sistema di lettura, diciamo che è abbastanza complicato. La mia esperienza nelle scuole medie insegna che pochi ragazzi veramente alla fine della terza media riescono a padroneggiare la lettura musicale. La maggior parte ha difficoltà e per superare queste difficoltà che cosa fanno gli alunni? Scrivono i nomi delle note sotto le note stesse in modo da aiutarsi nella lettura. Beh, a questo punto ho pensato, scriviamo direttamente i nomi delle note senza il pentagramma, però secondo un sistema ben preciso che incominceremo a vedere fra poco. Perché quindi vi propongo questa notazione letterale? Proprio per la sua semplicità. Quindi non parleremo di pentagramma, di figure musicali, di chiavi e quant'altro correlato alla scrittura musicale tradizionale, ma tratteremo esclusivamente di questo metodo della notazione letterale. Quindi adesso io direi di incominciare subito con i primi esercizi e leggere appunto le prime note. Gli esercizi li troverete qui a fianco nel video scritti. E poi li troverete anche nella descrizione del video stesso e oltre ovviamente sul mio sito che vi raccomando sempre di seguire www.luceinbriglio.it, dove troverete tutti i brani che realizzo tramite il karaoke notazionale sempre su questo canale e troverete anche questo metodo che sto proponendo in versione video, lo troverete anche scritto. Iniziamo quindi con il primo esercizio. Ecco, vedete che ci sono delle note con il trattino basso underscore, e delle note invece senza trattino. Qual è la differenza? La nota col trattino dobbiamo contare due battiti, la nota senza trattino un battito. Quindi nota semplice, per chi conosce la musica corrisponde a una semiminima, nota col trattino, per chi conosce la musica corrisponde a una minima. Per aiutarci a contare i battiti, io vi consiglio di scaricarvi sul vostro smartphone questa applicazione, un metronomo. Praticamente il metronomo ci aiuta a contare appunto i battiti e quindi ci aiuta a portare il tempo. Io direi di imparare subito a portare il tempo perché nella musica è la cosa più importante, per cui dobbiamo subito imparare a scandire benissimo il tempo. Ecco, quando io clicco sul pulsante di avvio, incomincia a produrre questo suono regolare. Per chi lo vede c'è anche una pallina che si muove, ma non è importante questo, è importante invece l'ascolto di questa scansione ritmica. Potete anche vedere la velocità è messa a 70,
Possiamo ovviamente aumentarla o diminuirla a nostro piacimento. Per il momento la lasciamo così. È un andamento non troppo veloce, perché io vi consiglio di incominciare questi esercizi con un tempo non troppo veloce, soprattutto se ancora non avete acquisito una buona sicurezza nell'emissione del suono e di tutte le note, anche quelle basse. Quindi vi consiglio sempre di iniziare con velocità molto molto rallentate. Poi, una volta che avrete acquisito sicurezza, potrete anche provare ad accelerarle. Allora, tempo 70 vuol dire 70 battiti per minuto. Iniziamo con l'esercizio numero 1. Esercizio numero 2. Esercizio numero 3. Esercizio numero 4. Esercizio numero 5. L'esercizio numero 6. Attenzione, questo è ancora più difficile perché ci sono le note basse. Questi sono i 6 esercizi della lezione di oggi e vi consiglio di esercitarvi su questi per molto tempo, a fine di acquisire sicurezza sia sempre nel suono e sia anche nella lettura delle note, perché adesso, pur trattandosi di note semplificate perché è notazione letterale, quindi sono semplici, però comunque hanno bisogno di esercizio per essere assimilate, per suonarle con disinvoltura. Il mio consiglio è sempre quello di procedere gradatamente, quindi iniziare un esercizio alla volta, prima molto lentamente e poi aumentando il tempo. Per esempio, io ho scelto di suonare, abbiamo detto 70, però possiamo poi, dopo un primo giro, possiamo fare 75, poi 80, fino ad arrivare, per esempio, a 100. Quindi la nostra lezione per oggi finisce qui e ci vediamo la prossima volta. Ciao!